Non ci sarà il Luna Park, però ci sarà la festa patronale in tutte le sue altre espressioni, sia religiose che civili. Ad ufficializzarlo è il primo cittadino di Corato, Corrado De Benedittis, che annuncia una festa di San Cataldo senza il grandioso Luna Park, da sempre atteso dai giovani che affollano le attrazioni sino a tarda notte. I rappresentanti dei giostrai hanno ribadito il proprio no e l'amministrazione ne ha preso atto. Alla base della decisione ci sarebbero motivi di sicurezza, sebbene nella riunione con i rappresentanti De Benedittis avrebbe confermato che il comune aveva già predisposto un piano di sicurezza rafforzato per l'area designata al Luna Park, incluso un servizio di sorveglianza giornaliero con la collaborazione delle forze dell'ordine. Nonostante che tutta la documentazione fosse stata già approntata, sottoscritta tanto dal comune quanto delle associazioni sindacali dei giostrai, gli equilibri evidentemente si sono rotti in forza di presunte minacce che probabilmente alcuni giostrai avranno ricevuto e che hanno spinto la categoria a decidere di non venire a Corato. Pertanto, il divertimento per quest'anno si sposta in altri comuni come Monopoli e Valenzano. Il sindaco ha inoltre spiegato di aver comunicato la decisione dei giostrai con un esposto al procuratore della Repubblica del Tribunale di Trani, Renato Nitti, al prefetto di Bari, Francesco Russo, e al questore Giovanni Signer. Corato è una città attrattiva, non può e non deve passare l'immagine di una città sotto schiaffo di nessuno, perché è una città libera e difenderemo fino in fondo questo nome e l'onore della nostra comunità.